Ciao a tutti, io sono Giulia. In occasione dell'uscita del film Lego Batman, vediamo insieme qualche curiosità su questo film. Partiamo subito dalla curiosità numero 1. Il mondo dei Lego all'interno del quale è ambientato il film è fatto interamente in CGI, che è costruito da piccoli mattoncini digitali, mentre l'animazione è stata realizzata imitando un po' la tecnica stop motion. Curiosità numero 2. All'interno del film troviamo il cameo di tantissimi supereroi DC, tra cui ad esempio Superman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde. E poi ovviamente abbiamo anche i cattivi, tra cui Bane, Catwoman, Poison Ivy, Harley Quinn, l'Enigmista e poi lui, il Joker. Sono il nuovo copilota e io vengo sempre a lavorare con un bel sorriso. Dovresti essere terrorizzato. E perché? Abbiamo le menti criminali più grandi di Gotham, tra cui l'Enigmista, Spaventapasseri, Pizza a domicilio, Bane, oh, due facce. Apri quella porta, baby. Catwoman! Miau, stai dentro, miau miau! Pinguino! Tracy Quilt! The Razor! Uomo a pois! Mimo! Tarantula! Red Tool! Orca! Falena Assassina! Mancheria! Zodiac Master! Gentleman Ghost! Re degli Orologi! Uomo Calendario! Kite-Man! Catman! Zebra-Man! E il re dei condimenti! Ok, però qualcuno te lo sta inventando? No, sono tutti veri! Puoi cercarli su Google! Curiosità numero 3. Il doppiaggio del film è stato affidato ad alcuni attori italiani. Batman è doppiato da Claudia Santamaria, che aveva doppiato anche il Batman di Christian Bale in Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno. Signor Bruce, la sua più grande paura... Serpenti! No. Clown! No, è far parte di nuovo di una famiglia. No, ora sono i serpenti clown! Il doppiaggio di Robin invece è stato affidato ad Alessandro Sperduti, che abbiamo visto recentemente nei panni di Piero De Medici nella serie TV targata Rai I Medici. Cosa? È la Batcaverna! Oh mio Dio! 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 Batman! Wow! Hai detto bene, wow! Aspetta, Batman vive nella cantina di Bruce Wayne? No, Bruce Wayne vive nella soffitta di Batman. Pigiama party tutte le sere! Te lo sogni. Wow! Il Bat sommergibile! No, non toccarlo! Il Bat Space Shuttle! Per favore, giù le mani! Il Bat dirigibile! Cosa ho detto? Il Bat treno! No. E il Bat kayak! No! La Bat un buggy! No! E il Bat repellente per squali! In effetti questo lo puoi toccare, è del tutto inutile. Wow, grazie Batman! Ed infine, il doppiaggio di Barbara Gordon, alias Batgirl, è stato affidato a Geppi Cucciari, alla quale è stato chiesto esplicitamente di non modificare il suo accento e di mettere qua e là qualche aio, che in sardo significa andiamo, per tradurre l'inglese come on. Sinceramente non so se questa scelta si possa considerare vincente o meno, però dobbiamo ammettere che è molto divertente. Curiosità numero 4. A quanto pare questo non è il primo Lego Movie che vede come protagonista Batman. Infatti nel 2013 è uscito Lego Batman The Movie, che però non è stato distribuito nelle sale ma solo in televisione e in DVD. E ora passiamo all'ultima curiosità, ovvero la numero 5. La canzone di punta del film è Black and Yellow di Wiz Khalifa, che è anche la canzone che sentiamo all'interno del trailer, e a quanto pare parla del ragazzo più macho e fico della città. E questo rispecchia un po' il Batman del film, che è estremamente egocentrico. Deve essere fantastico essere Batman! Batman, ti amiamo! Grazie, arrossisco di brutto sotto la maschera. Batman nero! De nada! Grazie, Batman! E in più, se ci fate caso, black and yellow, ovvero nero e giallo, sono proprio i colori della tuta di Batman. Coincidenze? Io non credo. Vai, creativo! Usa il freestyle! Oh, bene, ragazzo! Sembra di vedere me stesso in un bat specchio! E queste erano le curiosità sul film Lego Batman. Voi ne conoscevate altre? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito a passare sul canale di Films Now Kids, dove troverete il trailer del film e tanti altri video a tema film d'animazione. Quindi nulla, il video si conclude qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!